Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Nicola Genzianella dell'associazione Ora Pro Comics e organizzatore dell'evento Narsilion ed Eroi a Grazzano, che si terrà sabato 25 agosto, appunto, a Grazzano Visconti, nel suggestivo borgo di Grazzano Visconti. Fumetti, giochi di ruolo, cosplay, insomma, mi pare che il menù sia davvero ricco. Che cosa accadrà? Beh, intanto un saluto a tutti e grazie per aver insomma, averci dato questo spazio. Ma dunque, nella giornata di sabato 25 ci saranno tantissimi eventi, animazioni, fantasy per bambini, insomma, in giro per il borgo per tutta la giornata. Ci sono varie aree tematiche, insomma, dislocate in vari punti del borgo. Quindi partiamo insomma, diciamo quello che riguarda il fumetto, che mi riguarda anche personalmente, che sarà nella piazza Gian Galeazzo Visconti. Sarà allestita diciamo, proprio un art stall, come si chiamano, quindi saranno dei tavoli dove ci saranno numerosi artisti, disegnatori, fumetti, professionisti che saranno a disposizione per il pubblico, per sketch, commission, diciamo, per disegnare, per incontrare poi i lettori. Questo appunto per quanto riguarda la parte fumetto, poi ci sono anche tante altre cose, una mostra dedicata a Tex e a personaggi Drago Nero della Sergio Bonelli Editore. E insomma, poi sarà ricco, insomma, ricco di altri appuntamenti. Posso dire, non so, presso anche la libreria Safira, sempre di Grazzano, ci saranno incontri con vari scrittori, con scrittori fantasy e altro. Presso l'Emporio Stregato, che è un negozio quindi del borgo di Grazzano, ci sarà un set fotografico ispirato ad Harry Potter, quindi che è un negozio molto, molto caratteristico da questo punto di vista. Ci saranno anche personaggi come il professor Silente, Hagrid, insomma, che accoglieranno il pubblico, i bambini, insomma, se vorranno farsi delle foto insieme. E insomma, e tant'altro, cosa posso dire? Nella Corte Vecchia ci sarà lo spettacolo dei cosplayer, quindi nel pomeriggio con i vari contest e vari spettacoli, insomma, che andranno avanti poi fino a sera tardi. Ecco, quindi insomma, le cose sono tante, gli appuntamenti sono tanti, aree a tema, anche aree di giochi per i giochi da tavolo, e quindi insomma, venite perché ci sarà da divertirsi, ci saranno veramente delle sorprese molto ricche. Insomma, E ci sarà anche Nicola Genzianella, perché abbiamo sì, ci detto sarà prima anche. che, ok, organizzatore dell'evento, ma sei anche fumettista. Parlaci un po', insomma, dei tuoi lavori, come funziona il tuo lavoro, che cosa hai disegnato, insomma, parlaci un po' di te. Beh, guarda, ti ringrazio. Sì, ci sarò anch'io, oltre ai miei colleghi anche molto, molto, molto affermati. Insomma, io ormai sono un professionista in campo fumetto da più di 20 anni. Lavoro per quella che poi è la casa editrice più importante in Italia, che conoscono tutti, ovviamente la Sergio Bonelli Editore, ricordiamo, insomma, qui vabbè, insomma, autrice delle serie di Tex e di Landoc, per citarne alcune. Io lavoro per un'altra serie che si chiama Dampir, che insomma è iniziata negli anni 2000, anzi proprio nel 2000 per essere precisi, e quindi mi occupo di questo campo, insomma, e organizzo insieme ad altri soci, insomma, appassionati del fumetto e professionisti come me, insomma, eventi di questo genere. Ormai siamo all'ottava edizione. E un po' più in grande, diciamo, abbiamo fatto 5 edizioni, l'ultima recentemente ad aprile, del Festival del Fumetto di Piacenza, quindi con mostre insomma anche più importanti, eccetera, eccetera. Quindi insomma ci mettiamo la nostra passione, il nostro impegno per creare qualcosa che riguarda il fumetto, insomma l'illustrazione anche nella nostra città e nella nostra provincia. Almeno noi ci proviamo, insomma. Ecco, a tal proposito c'è da dire che dal punto di vista delle matite, tra te e i personaggi mi viene in mente Freghieri, per dire, Sì. Piacenza ha dato tantissimo, ha dato delle penne molto importanti, appunto, abbiamo al telefono te, che sei un esempio importante, ma a livello invece di seguito, giovani, cosplay, piuttosto che insomma questo mondo, no, variegato del fumetto, so appunto tu parlavi degli eventi, avete organizzato e state organizzando e organizzerete tantissimi eventi, insomma il seguito mi pare che ci sia anche. Ma insomma,
insomma, c'è stata la crisi sicuramente, però io andando in giro per eventi da Luca Comics, insomma, anche un po' per l'Italia, cioè, vedo sempre che c'è molta passione, molto interesse per questo tipo di manifestazioni. Io vabbè, non sono un cosplayer, conosco un po' poco questo mondo. Però vedo tantissimi ragazzi appassionati che si costruiscono vestiti, che insomma partecipano a questi contest. Insomma, l'entusiasmo, l'interesse per questo genere, tutto quello che ruota poi intorno al mondo del fumetto, che poi in questi avvenimenti è molto collegato anche al cinema, avvenimenti del cinema, come da noi avremo le aree a tema Harry Potter, a tema Star Wars. Quindi sono tutti, diciamo, generi collegati. E sicuramente sì, insomma, il seguito, l'interesse c'è sempre stato, c'è sempre, ci sarà, e da parte mia io trovo che comunque è una cosa sempre, che quindi ha sempre un grosso seguito. E quindi noi soprattutto non facciamo mancare nei nostri avvenimenti, perché sono, essendo molto collegati, devono essere sempre presenti anche nelle manifestazioni che riguardano il fumetto. Perché c'è una stretta correlanza, insomma. Certo, perfetto, perfetto. Beh, direi che abbiamo comunque dato un quadro anche generico, generale di questo settore. Grazie mille, Nicola, ti Ma ringrazio grazie a molto. voi. E quindi appuntamento il 25 agosto, non manchiamo. No, assolutamente, assolutamente dalle 10 fino a sera, insomma. Cioè, ce n'è per tutti i gusti. Perfetto, allora ci vediamo a Grazzano Visconti per Eroi a Grazzano in Arsigon il 25 agosto. Grazie ancora Nicola Genzerella. Ma grazie a voi e buona giornata.